Domenico Ingenito, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salve. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel podcast Il Posto delle Parole per condividere il libro che lei ha curato, il libro della poetessa iraniana Foruk Farrokhzad, Io parlo dai confini della notte. Ed è un libro che raccoglie tutte quante le sue poesie, circa 800 pagine che sono dedicate a questa figura che è una figura sicuramente da conoscere, non solo per le sue poesie, ma anche per la sua vita al di là e al di fuori delle poesie. Domenico Ingenito, veniamo a lei. Lei come ha conosciuto la poesia di Farrokhzad? L'ho conosciuta come quando ero uno studente a Napoli di letteratura persiana. Io, dopo essermi laureato a Bologna in comunicazione semiotica, ho trascorso un po' di tempo in Portogallo dove insegnavo fotografia e lì avevo cominciato a leggere del gran contemporaneo della fotografia e del cinema anche, no? Perché Farrokhzad era anche una produttrice cinematografica, ha fatto anche un cortometraggio molto bello, La Casa Nera. E poi una volta tornato a Napoli per studiare lingua e letteratura persiana sono stato introdotto a questa voce particolarissima. E Lei quindi un po' adesso da è autodidatta anche. In collegamento con noi da Los Angeles. E a Los Angeles Sì. lei insegna che cosa? Insegno lingua e letteratura persiana all'Università della California, qui a Los Angeles. E quindi ogni giorno ha contatto con la letteratura iraniana, la letteratura iraniana. Qual è la dizione più giusta nei confronti di quella terra, letteratura iraniana o letteratura persiana, Domenico Ingenito? Letteratura persiana, letteratura iraniana ci si riferisce più che altro forse al panorama contemporaneo. Sono a contatto anche con moltissime iraniane e iraniani, perché la maggior parte dei miei studenti e le studentesse sono originari dell'Iran, c'è una grande comunità persiana, quindi c'è un'esperienza viva per me anche poter raccontare la poesia di Farrokhzad con studentesse e studenti di prima generazione anche, che vengono dall'Iran. E quello è anche un modo di portare avanti la testimonianza poetica, la testimonianza di vita di Foruk Farrokhzad. Certamente, certamente. E di questa autrice che, certo, un'autrice molto plurale, per quanto ho avuto modo di comprendere leggendo questo libro e altri libri dedicati a lei. E sarebbe molto facile, molto riduttivo parlare, Domenico Ingenito, della poesia, solamente della poesia erotica per Foruk Farrokhzad, ma la poesia sua certamente contiene un'erotica molto presente, ma non è certamente tutto. E sono molto grato per questo punto perché è una questione fondamentale. È una questione fondamentale anche per rispettare la volontà estetica e la politica letteraria di questa autrice, perché lei riconosce fin da subito, nonostante l'interesse iniziale a volersi presentare come poetessa che parla per la prima volta del corpo femminile e dello sguardo del corpo femminile sul corpo maschile. Lei si divincola subito dalle questioni di genere e si propone come poetessa sperimentale immediatamente. Quindi è interessata già dalla fine degli anni 50, soprattutto nel 63-64, a mostrare la capacità che ha di diventare una voce nuova sul panorama internazionale tramite la sperimentazione letteraria, tramite la traduzione letteraria, anche lei tradusse lirica modernista ed espressionista dal tedesco quando si trovò in Germania, in Italia per un viaggio, sempre molto giovane. È interessata molto anche alla sperimentazione con la metrica, ad esempio, questo è qualcosa che avviene un po' più tardi nella sua vita. Comunque lei morì giovanissima, a 32 anni, quindi quando diciamo più tardi siamo sempre una piena fase di iniziale di E maturazione, si è cioè non sappiamo sposata quale sia. a 16 anni con un uomo. Sposata a 15-16 anni, sì, contrariamente alla volontà dei genitori, no? Spesso sì, il problema è il contrario, no?
contesto patriarcale del Medio Oriente. Ma nel suo caso no, lei si innamorò di questo lontano parente a 15 anni e decise di sposarsi e si trasferì con lui nel sud del paese, ad Ahvaz, una città che si chiama Ahvaz, e ebbero un figlio e subito lei si rese conto di non essere interessata al ruolo di moglie tradizionale, madre, e decide di fare questa scelta molto, molto dolorosa, no? Di dedicarsi esclusivamente, completamente alla poesia, con tutte le conseguenze ovviamente che questo comportava, no? Io vorrei Nei legami. condividere, per entrare proprio nel tema delle parole che ci ha fatto ascoltare poco fa Domenico Ingenito, vorrei condividere la lettera che Farrukh Farrukhzad scrive al padre il 6 maggio del 1956. Queste le sue parole. La poesia è il mio Dio. Amo così tanto la poesia che notte e giorno non penso a nulla se non a comporre versi nuovi. Una poesia tanto bella che nessuno ne ha mai composta una simile. La felicità per me non è avere un buon marito, bei vestiti, una vita agevole e pietanze raffinate. Mi sento felice solo quando il mio spirito è soddisfatto, quando la poesia soddisfa il mio animo. Se mi offrissero tutte queste cose belle che la gente persegue con tanto fervore e dovessero in cambio portarmi via la forza di scrivere poesia, io mi toglierei la vita. Ora, questa è una lettera a testamento, Domenico Ingenito. Lo è, e purtroppo testimonia anche il conflitto interiore che Farrokhzad portò con sé tutta la sua vita. Tentò varie volte il suicidio, la pulsione di morte è qualcosa di molto presente anche nei suoi versi. Era un'eterna insoddisfatta anche dalla propria resa artistica. Pubblicava, ripubblicava, rivedeva costantemente i suoi versi, non era mai contenta di quello che riusciva a produrre, era molto critica anche della produzione poetica dei suoi contemporanei, delle sue contemporanee. Era un personaggio solitario anche al culmine del suo successo. Un'esperienza tragica, cioè un costante senso di tragedia che anima la sua vita e la sua parola. E la sua vita è animata anche dal torrente di accuse, no? E critiche che scorrevano contro di lei, tant'è vero che nell'appendice di questo libro intitolato Io parlo dei confini della notte, sentiamo la voce di Farrukh Farrukhzad, che dice per esempio: la mia reputazione, la mia vita in generale, tutto ciò che mi riguarda personalmente non hanno il minimo valore se paragonato al mio ideale, al mio obiettivo. Ora, queste sono parole che pensate con la storia di quel tempo, con la condizione delle donne di quel tempo, sono parole rivoluzionarie. Sono parole rivoluzionarie e diventano ancora più rivoluzionarie oggi. È difficile da credere che, no, la situazione delle donne non è andata migliorando nei decenni dopo la morte di Farrokhzad, ma purtroppo dopo la rivoluzione del 79, la rivoluzione islamica in Iran del 1979, la condizione femminile è peggiorata moltissimo purtroppo, e l'abbiamo visto tutti l'anno scorso, no? Con le manifestazioni di piazza dopo la morte di Mahsa Amini. E tutto questo oggi rende la poesia di Farrokhzad ancora più pertinente, ancora più. La sentiamo pulsare con una forza ancora più viva, rinnovata quasi, no? Nella cenere di quello che lascia. E a proposito di sentire pulsare, sentiamo pulsare le sue parole da una poesia. Quale sceglie Domenico Ingenito? Vorrei leggere la poesia sia in persiano, se me lo consente, che Certo. in italiano, del primo manifesto scandalo della sua opera, quindi un testo che lei pubblicò nel 1954, quindi a soli 19 anni, a soli 18 anni, e che destò scalpore per la prima volta in Iran. Ed è il testo che per la prima volta nella storia millenaria della poesia persiana espone lo sguardo femminile su di un corpo maschile, quindi vedrete un testo molto erotico. Si chiama Il peccato. Lo leggo prima in italiano e poi magari in persiano. Certo. Il peccato. Ho peccato.
un peccato colmo di piacere. Ho peccato in un abbraccio caldo e infuocato, peccato fra due braccia forti e ribollenti di rancore. In quel luogo di buio, silenzio appartato, guardai nei suoi occhi colmi di segreti. Il mio cuore fremeva, furioso nel petto, desiderio nei suoi sguardi vogliosi. In quel luogo di buio, silenzio appartato, mi adagiai sconvolta al suo fianco. La sua bocca versava desiderio tra le mie labbra, liberandomi dal tormento del mio cuore folle. Gli sussurrai piano piano il racconto d'amore. Ti voglio, anima mia, ti voglio, abbraccio che infiamma, ti voglio, amore mio folle. Il desiderio spargeva fiamme nei suoi sguardi, il vino nero tremava e danzava nel calice, nel letto soffice le mie forme fremevano ubriache sul suo torace. Quanto piacere accanto allo spasimo estatico di un corpo. Oddio, che cosa ho mai fatto in quel luogo di buio, silenzio, appartato? E questo era il testo della poesia Il peccato, che adesso ascoltiamo nella versione originale. Gunah, gunah kardam gunahi pur zelazat, dar oghushi ke garmu atashin bud. Gunah kardam mione bazobani ke dagh o kine juy o ahanin bud. Dar an khalvatgah tarik o khamush, negah kardam be chashm pur ze razash. Dilam dar sine mi bitabane larzid, ze khahishhaye chashm pur niyazash. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم لبش بر روی لبهایم هوس ریخت ز اندوه دل دیوانه رستم فرو خواندم به گوشش قصه عشق تو را میخواهم ای جانانه من تو را میخواهم ای آغوش جان بخش تو را ای عاشق دیوانه من هوس در دیدگانش شعله افروخت شراب سرخ در پیمانه رقصید تن من در میان بستر نرم به روی سینهاش مستانه لرزید. گناه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و منهوش خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. La poesia Il peccato che noi abbiamo ascoltato nella versione iraniana, di cui nulla abbiamo capito, ma è sempre bello lasciarsi portare dalla musicalità delle parole, e questo credo che sia una cosa molto importante. Ma tornando alla caratteristica di questa poesia e poi anche di altre poesie, una delle particolarità di Farrukh Farrokhzad è quello di sovvertire in maniera quasi totale la parola desiderio. Vero, sì. C'è la sovversione del genere sessuale, perché parliamo di una tradizione lirica che è basata sul culto dell'omerotismo, quindi il desiderio nei confronti di una forma pederastica, di un giovane Febo, che viene omaggiato, no, dai poeti classici e che poi riemerge nella forma femminile idealizzata, no, di una donna vergine, intoccabile, e Farrokhzad sovverte completamente questa equazione. Quindi lei decide di mostrare la sua voce in quanto donna che desidera e che ha il diritto anche di descrivere questo desiderio nei confronti dell'uomo. Questa è la sua prima sovversione. Ecco, noi Sovversione che poi. abbiamo ascoltato questa poesia, Il peccato, che è una poesia molto coraggiosa, pensando che l'ha scritta 19enne, se ricordo bene. Però, tutto l'apparato poetico di Farrukh Farrokhzad è una descrizione del mondo e non solo della parola Eros, ovviamente. E quindi la sua capacità imitativa della realtà è una capacità molto, molto particolare. E qui sta anche, Domenico Ingenito, la formula originale della poesia di Farrokhzad. E noi lettori questo lo sentiamo scorrendo la lettura delle sue poesie. È una realtà che sicuramente è filtrata dal suo sguardo, necessariamente.
ma una realtà che ha un effetto molto particolare, leggendola oggi, nel 2023, rispetto agli anni in cui lei viveva. Sono d'accordo anche perché Farazad sviluppò un interesse nei confronti del cinema. E, se mi permette, mi farebbe piacere leggere alcuni versi di una poesia postuma in cui lei adotta una tecnica che definirei quasi cinematografica, in cui medita sull'immagine e sul suono soprattutto, e sul valore del suono. Posso leggere alcuni Ma versi? Ma certamente. Come si intitola la poesia? È una poesia che è generalmente tradotta come solo la voce resta, ma la parola sedà in persiano può essere tradotta anche come suono, e io ho preferito di restituire il significato originale di questo termine, traducendo come nulla resta se non il suono. Perché fermarmi? Perché? Gli uccelli sono andati alla ricerca di un lato azzurro. Orizzonte verticale, movimento che scaturisce e nei margini del vedere ruotano pianeti luminosi. Nella sua elevazione la terra si ripete e i vuoti d'aria trasformano in connessioni sotterranee e il giorno è un'immensità che non entra nel ristretto immaginare dei tardi dei giornali. Perché fermarmi? Attraverso i capillari della vita, la qualità del terreno di coltura per l'utero della luna ucciderà le cellule infette. E nello spazio chimico che segue l'alba c'è solo il suono. Suono poi dissolto nelle molecole del tempo. Perché fermarmi? Cosa sarà mai l'acquitrino? Cosa sarà mai se non il luogo dove insetti infetti depongono le uova? Le salme tumefatte schedano i pensieri della cella frigorifera. L'uomo infame nasconde nel buio la sua vigliaccheria e lo scarafaggio va. Ah, se lo scarafaggio comincia a parlare, perché fermarmi? Non ha valore l'aiuto dei caratteri mobili, l'ausilio dei caratteri di piombo non ci salverà dal pensiero meschino. Mi ammalo nel respiro dell'aria viziata e un uccello morto mi consigliò di ricordarmi del volo. Il fine ultimo di tutte le forze è quello di unirsi al principio luminoso del sole e sfociare nell'intelletto della luce. È naturale che marciscano i mulini a vento. Perché fermarmi? Io spingo sotto il seno le spighe verdi del grano per allattarle. È il suono del desiderio limpido che l'acqua ha di scorrere, il suono del riversarsi luminoso della stella sulle pareti femminee del suolo, il suono del seme che si rapprende in senso, il dilatarsi della mente condivisa dell'amore, il suono, solo il suono resta. Solo il suono resta. E questa domanda che abbiamo sentito più volte, Domenico Ingenito, perché fermarmi? Ecco, in queste due parole possiamo racchiudere la vita poetica e la vita umana di Farrukh Farrukhzad. Nulla poteva fermare, nulla, solo la morte, solo un banale, drammatico incidente d'auto. Riuscì a fermarla, ma nessuna ne, la, il patriarcato non poteva fermarla, i vincoli familiari non riuscivano a fermarla, le accuse che riceveva costantemente non riuscivano a fermarla, tutte i pettegolezzi non potevano fermarla, la mancanza di fiducia in se stessa, nella sua poesia anche, non riuscì a fermarla. Era un treno in piena corsa quando morì, stava lavorando a un nuovo film, aveva cominciato una carriera anche come attrice per il teatro, impersonava infatti la figliastra in una produzione iraniana a Teheran di sei personaggi in cerca d'autore, di Pirandello. Era molto legata all'Italia, infatti, anche. Partecipavo a festival cinematografici in Europa. Non, sì, perché fermarmi? È forse la domanda cifra di tutta la sua vita, di tutta la sua opera, ha ragione. Lei scrive nell'introduzione, Domenico Ingenito, una cosa su cui vorrei ragionare per qualche istante. Scrive: vorrei aggiungere che per essere apprezzati i testi anche lunghi di Farrukh Farrukhzad vanno performati,
ovvero letti ad alta voce, sussurrati, mormorati, gridati, canticchiati, messi in scena, con serietà, certo, ma anche con le venature ironiche che spesso li accendono. Foruga avrebbe amato la gioia irriverente con cui anche noi oggi possiamo leggerla di lingua in lingua. È molto bello che si parli di gioia irriverente, perché questo è entrare con una semplicità e una sincerità estrema nella vita di questa giovane donna. È vero, è vero. C'è uno sfondo di ironia, c'è una vena ironica, soprattutto nella produzione tarda della poetessa, che va riconosciuta, va omaggiata, va letta, e in traduzione ho provato anche a rendere giustizia, no, di questo aspetto, che non è sempre sottolineato, no, da studiosi, da traduttori. Vorrei però far incontrare i nostri ascoltatori, oltre a Foruga Foraxade, un'altra poetessa che spesse volte noi abbiamo raccontato qui nel nostro podcast del Posto delle Parole, ovvero Antonia Pozzi. Beh, devo dire che quando lei scrive per la traduzione italiana delle prime tre raccolte mi sono ispirato in parte allo stile di Antonia Pozzi, nelle cui poesie ho sempre riconosciuto tratti comuni con la scrittura di Foruga. Ora questo mi ha fatto un po' sobbalzare, però in effetti anche la vita stessa, no, di queste donne. Sono due donne che sono morte molto giovani e dal punto di vista anche della struttura poetica hanno molti legami, Domenico Ingenito. Sì, io ho amato Antonia Pozzi da decenni. E le ho lette, ho studiato Foraxade in contemporanea con la mia passione per la poesia di Antonia Pozzi, e riconosco, soprattutto nella produzione iniziale di Foraxade, no, c'è questa fascinazione per la natura, per la solitudine dell'io lirico, la pulsione di morte anche molto molto presente, il riversare le proprie angosce, no, sul paesaggio, riconoscere nel paesaggio una forma di interlocuzione, la decisione di fare dell'amore la ferita maggiore del proprio essere, del proprio sentire, no? E senza avere paura, senza avere timore, no, di dichiarare questo dolore che aleggia, no, sulle esperienze di amore non corrisposto, sulle esperienze di amore impossibili, del desiderio. Quindi coincidono quasi, no? Che la Pozzi è morta pochi anni prima che Foraxade cominciasse a maturare la propria voce poetica. Quindi secondo me è piacevole e fa riflettere, no? Leggerle accostandole, secondo me può illuminare aspetti della loro poetica in modi quasi sorprendenti. Domenico Ingenito, quando noi raccontiamo la poesia, qui facciamo un gioco molto banale insieme con i nostri ospiti, quindi lo chiediamo anche a lei di prendere in mano il libro di Foruga Foraxade, intitolato Io parlo dei confini della notte. Il libro, lo ricordo, è pubblicato da Bompiani, e Domenico Ingenio apre a caso questo libro. E così comincia la lettura. A che pagina ha aperto? Aperto a caso, forse la poesia più importante di tutto il libro. Forse perché l'avrò sfogliato e avrò colto questo passo molte volte, già consumato dalle mie mani. È forse il testo manifesto del modernismo poetico iraniano del Novecento. E si intitola Una rinascita, Pavolo de Diguiar. Sì, lo leggo, se mi permette. Grazie. Una rinascita. Il mio intero essere è un versetto oscuro che nel ripeterti al suo interno condurrà all'alba di eterne crescite e fioriture. Io ti sospiro in questo verso. Questo verso ti unisco all'albero
ti unisco all'acqua, ti unisco al fuoco. Forse la vita è una lunga via attraversata ogni giorno da una donna con una cesta in mano. Forse la vita è una corda con cui un uomo si appende dal ramo di un albero. Forse la vita è una bambina che torna da scuola. Forse la vita è l'accendersi una sigaretta nella pausa languida fra due amplessi. O lo sguardo perso di un passante che solleva il cappello e dice «Buongiorno» con un sorriso vuoto a un altro passante. La vita forse è quell'attimo serrato in cui il mio sguardo si distrugge nelle pupille dei tuoi occhi, in questa sensazione che io andrò a confondere con la visione del buio, la percezione della luna. In una stanza ampia quanto una solitudine, il mio cuore grande quanto la mare attende i pretesti semplici della sua felicità e il delicato appassire dei fiori nel vaso e il giovane albero che piantasti nel giardino di casa nostra e la voce del canarino che canta nella misura di una finestra. Ecco, questa è la mia parte. Questa è la mia parte. La mia parte è un cielo che una tenda scosta via da me. La mia parte è venire giù dai gradini abbandonati e unirmi a una cosa che marcisce nel rimpianto. La mia parte è una passeggiata struggente nel giardino della memoria e morire nella tristezza di una voce che mi dice le tue mani, amo le tue mani. Pianterò le mie mani in giardino, crescerò rigogliosa, lo so, lo so, lo so, e le rondini deporranno le uova nelle pieghe delle mie dita sporche di inchiostri. Incollerò alle mie unghie due petali di dalia e appenderò ai miei lobi due rossi orecchini di due rosse ciliegie gemelle. E c'è un vicolo dove i ragazzi che mi amavano con i capelli spettinati, i colli sottili e le gambe magre pensano ancora al sorriso innocente di quella ragazza che una sera il vento portò via con sé. C'è un vicolo che il mio cuore ha rubato ai quartieri dell'infanzia. Il viaggio di una sagoma lungo la linea del tempo. Fecondare con una sagoma la sterile linea del tempo. La sagoma conscia di un'immagine che poi ritorna da una festa nello specchio. Ed è così che c'è chi muore e c'è chi resta. Nessun pescatore raccoglierà mai la perla dall'esile ruscello che sfocia in un pozzo. Io conosco una piccola e triste fata che vive nell'oceano e suona il proprio cuore con un flauto magico, piano piano, piccola, triste fata. La notte muori con un bacio e all'alba con un altro bacio tornerai al mondo. Domenico Ingenito, tra le varie sottolineature di queste poesie, e proprio di questa poesia in particolare, vorrei condividere un verso di questa poesia e della poesia successiva che si parlano, quando Farrukh Farrokhzad dice «In una stanza ampia quanto una solitudine il mio cuore». E nella poesia successiva dice, apre la poesia dicendo «E questa sono io, una donna sola». Quanto è stata e quanto ha vissuto nella solitudine questa donna? Una solitudine totale, una solitudine feroce, dolorosa, che totale anche nei momenti di felicità estrema, di non estrema, con i suoi oggetti e desideri, con i suoi esseri amati, con l'amore della sua vita, che era il produttore Ibrahim Golestan. Lei ritorna sempre a questo riconoscere i confini tra sé e il mondo che la circonda, i confini tra se stessa e la sua essenza interiore. Ed è la solitudine di un dolore lancinante, qualcosa che per chi ha la possibilità di leggere tutta la sua opera, non solo in persiano ma anche in traduzione, per me che l'ho tradotta, degli ultimi anni, questo essere soli, questo essere soli che è una forma di essere soli irriducibile, non c'è redenzione da questo essere soli, è questo che lei prova a dire in maniera smisurata nella sua poesia. Abbiamo raccontato il libro di Farrukh Farrokhzad, Io parlo dai confini della notte, tutte le poesie con il testo persiano a fronte. Il libro è pubblicato da Bompiani, libro curato e tradotto da Domenico Ingenito. Ma prima di salutarci,
Qual è il libro, Domenico Ingenito, che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto rileggendo Antonia Pozzi, tutte le poesie di Antonia Pozzi, proprio sì, perché vorrei scrivere un articolo e vorrei dedicare più tempo anche ai rapporti che ci sono tra queste due liriche. Sì, Antonia Pozzi, Farrukh Farrokhzad, sono interessato a esplorare ancora di più anche la lirica italiana del Novecento tramite la lente, l'ingrandimento del modernismo persiano. Per troppa vita che ho nel sangue, poi a cuore scalzo, mi sento in un destino. Questi sono alcuni dei titoli di libri che noi abbiamo raccontato qui nel Posto delle Parole, libri pubblicati dalla casa editrice Ancora, che ha fatto un bel lavoro di ricerca nei confronti della poesia di questa straordinaria voce. Dell'anima, prima ancora dell'essere voce della poesia. Grazie davvero, Domenico Ingenito, e buona giornata. Grazie, grazie per l'attenzione e la cura.